Cerchiamo di fare un po' di informazione. Si fa un gran parlare ultimamente del sistema bancario italiano che sarebbe in difficoltà a causa dell'aumento dello spread, al punto che il nostro governo starebbe mettendo a punto delle misure per evitare la crisi di alcune banche che altrimenti sarebbero costrette a una nuova ricapitalizzazione. Ebbene, vi invito a fare immediatamente una breve considerazione. Recentemente il nostro sistema bancario ha subito una crisi che, a detta di tutti, è stata originata dagli NPL, cioè i crediti in sofferenza. In pratica, le banche italiane avrebbero prestato soldi alle aziende, le quali sarebbero trovate in difficoltà a restituirle causa la crisi economica mondiale. In sostanza, quindi, si attribuisce alle banche la colpa di aver assunto dei rischi in un momento in cui questi rischi non si dovevano correre. Ebbene, allora, se io vi dico qual è il metodo di investimento a minor rischio possibile, anzi, secondo alcuni free risk, cioè privo di rischio, ebbene mi rispondereste chiaramente i titoli dello Stato. E allora non vedete un po' una contraddizione, perlomeno una singolarità? Cioè, siamo appena usciti da una crisi bancaria perché le banche correvano troppi rischi. Adesso cosa rischiamo? Di entrare in una nuova crisi bancaria perché le banche non si assumono rischi? Insomma, è un po' curiosa la cosa. Naturalmente viene data una giustificazione, cioè che l'aumento dello spread farebbe diminuire il valore dei titoli dello Stato, le nostre banche nel loro bilancio hanno parecchi titoli dello Stato, questo farebbe diminuire la loro patrimonializzazione e così via. Ma delle correlazioni che ci sono fra i rendimenti dei titoli dello Stato e i bilanci delle nostre banche vorrei parlarne in un successivo video. Per ora vorrei limitarmi a vedere se è vero che il nostro sistema bancario sta per entrare in una nuova crisi. Allora, la prima cosa che viene in mente per appunto capire lo stato di salute di un settore e andare a vedere in borsa quali performance ha avuto ultimamente nella borsa. Allora andiamo a vedere i 5 titoli bancari che sono quotati all'interno dell'indice più importante della borsa italiana, come si sono comportati in questo 2018. Allora, il peggiore è stato Banco BPM, che ha perso il 36,6%. Poi Unicredit il 25,7%, Ubibanca il 23,3%, Intesa San Paolo il 22,9% e il migliore, si fa per dire, ma comunque insomma quello che ha perso meno di tutti, Biperbanca, cioè la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, che ha perso il 17,6%. Bene, vedendo queste performance obiettivamente non si può rimanere tranquilli, insomma sono cali importanti. Però, vedete, per valutare le performance dei titoli è sempre bene raffrontarli all'intero settore, e non solo italiano, ma europeo. Così come lo spread si valuta quindi tra il rendimento dei titoli italiani e il rendimento dei titoli dello Stato considerato più virtuoso, cioè la Germania, io propongo di fare uno spread anche per i titoli bancari e quindi andare a raffrontare le performance che hanno avuto i titoli italiani con quelli che hanno avuto i titoli tedeschi. Allora, in Germania il sistema bancario è abbastanza diverso da quello italiano. Ci sono due grandissime banche, due colossi privati, e poi una serie di piccole e medie banche, le famose Sparkasse, che sono l'equivalente delle nostre casse di risparmio, per intenderci, che sono invece in mano pubblica. Quindi in Germania il 65% del sistema bancario è in mano pubblica, un po' come da noi all'incirca una trentina d'anni fa. Oggi noi praticamente non abbiamo più niente di pubblico.
Comunque andiamo a vedere queste due banche private, questi due colossi. Allora, innanzitutto Commerzbank dall'inizio dell'anno ha perso il 33,9%. E poi, udite udite, il colosso dei colossi, cioè Deutsche Bank, dall'inizio dell'anno ha perso il 46,1%. Il doppio, anzi più del doppio di quello che ha perso Banca Intesa. E Banca Intesa nel suo bilancio ha molti titoli dello Stato, mentre Deutsche Bank nel suo bilancio ha molti titoli tossici. Beh, secondo voi devono essere più preoccupati per il loro sistema bancario gli italiani o i tedeschi?